E come tutti i nostri video, siamo in macchina. I nostri video iniziano così. Iniziano così. Che stiamo guidando e finiscono. Che stiamo guidando. O stiamo mangiando. Siamo stati vicino a Cadiz e poi a Puerto Real, che è sempre vicino a Cadiz, in compagnia di Papa Nuccio e Sista Ila, due bellissime persone che anche loro viaggiano e vivono sul loro furgone. Loro d'estate ritornano in Italia perché hanno una band, quindi hanno qualche evento in giro per l'Italia, e poi ripartono in inverno. E magari vi lasceremo, se si può, in descrizione anche assolutamente il nome della band, perché raga, fanno della musica reggae fighissima. Lei canta e lui suona la chitarra, e vi lasciamo qui sotto il loro nome perché su Spotify li trovate. E se voleste anche su Instagram potete mettere le loro canzoni come sottofondo, quindi ve li consigliamo molto. Raccontiamo questa cosa che ci è successa stamattina. Sì, allora innanzitutto raccontiamo che ieri abbiamo fatto tutto, lavatrici, carico scarico, così abbiamo detto stamattina partiamo, andiamo in posta a spedire un ordine che ci hanno ordinato. E poi andiamo subito al Palmar. E invece stamattina, lo racconto io? Certo, tu guida e stai ben attento alle macchine. Stamattina praticamente Siri ha fatto la pipì su una maglia di Davide. Oh no! Questo è successo per colpa nostra, perché Siri è molto schizzinoso, quindi se tardi di un giorno a cambiargli la sabbietta, lui si trova uno straccetto per terra, si trova una maglia in giro, te la fa lì sopra. Perciò se tardi a cambiare la sabbietta, ti piscia sulla maglietta. Sono diventato anche un po' rapper, perché faccio anche le rime. Sì, un rapper, questo farai una canzone, eh? Attenzione, sì. Che nei prossimi video ci sarà una canzone di Davide. Quindi stamattina siamo di nuovo andati in lavanderia a far lavare, asciugare la maglietta, il pantalone che era sotto e via. Davidino non fa più scritte, ma fa mandala. Non mi riprendere i capelli che devo ancora finire. Allora, i capelli praticamente a chiazze perché ha la macchinetta che si è scaricata. Ma direi che la tua maglietta piena di peli, diciamo che compensa i capelli che non hai. Comunque, potresti spiegare come stai facendo queste sfumature? Allora, ho preso una punta del pirografo, chiamasi punta a cucchiaio. Punta a cucchiaio? Perché puoi mangiare la minestra, la pastina. Vabbè. L'ho piegato un pochettino e tengo una temperatura abbastanza alta di 560 gradi circa. Quindi dolcemente con questa punta a cucchiaio, con una temperatura di 560 gradi, si possono creare delle sfumature. Puoi anche usare la temperatura più alta per farle. Dipende dal legno? Dipende dal legno. Questo qua appena, questo qua appena lo tocchi, queste cosine qui, questo qui è pino. Pino, dici? Questo qua è pino. Pensavo fosse lino, Gustavo. Piero, sono così Piero. Che te lo dico a fa? Nuovo gioco. Gira la rotella. La produzione di mandala sta continuando. Ora è il momento di cambiare punta. Guarda cosa c'è lì. Girati. Ma Michael, se... Oh!
Guardate, in questo bel posticino ci sono tanti cavallini, cioè tre veramente. Ciao, bello! Ciao! Dov'è l'altro? C'erano due prima. Qui siamo in questo bel posto, laggiù c'è il mare, ma non troppo lontano, e qui portano a brucare i cavallini. Guarda qua, amore. Ah, eccolo qua, Charlie. Charlie e l'incontro con un cavallo. Queste due frasi vogliono dire vola solo chi osa farlo in inglese e in spagnolo. E voi lo sapevate? E poi Non svenire, che poi dopo un po' magari che ti gonfio, manca. no, mi viene da fare la. Beh, Ah, non c'è il caso. certo, lo so che non c'è il caso, però mi viene voglia. Ora, Davidino deve qui sopra disegnare un gattino. Aspetta, resta lì che faccio vedere come esce il lavoro. Vabbè, si possono appendere. Tac. E qua ci metti lo straccetto, ci metti le forbicine, ci metti le Sì, chiavi le di chiavi di casa. casa. Cosa volete Cosa voi? volete voi? Con il gattino con scritto in spagnolo, i gatti sono gli inquilini del sole, dove c'è il sole c'è un gatto. E qui il tempo speso con i gatti non è sprecato. Allora, stiamo producendo queste cosine nuove perché domenica andiamo a fare il nostro primo mercadillo, unità Santa Lucia di Vejer, una piccolissima borgata dove siamo stati domenica scorsa e c'era questo mercadillo. E allora, domenica tocca a noi. Ci Sì. proviamo. E se riusciamo ad avere la corrente al momento, il nomade pirografale produrrà, personalizzerà, fatti vedere, Al alziamo lo sguardo, momento. al momento. Allora, volevo farvi vedere la novità all'uncinetto, ma in questo momento non posso perché si trova là sopra. E per arrivare là sopra devo far spostare il signorino. Come sempre. E signorino, guai a chi lo tocca quando pirografa. Che c'è? Quindi, tra poco vi farò vedere. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Un tris da viaggio. Fighissimo. Sistemiamo le pedine all'interno, Della sua sacchettina. così non vanno perse. Fatto e giocato. Del pirografale è in pausa. Bravo, bravo, ha gradito il pranzo? Raga, un pranzo della Madonna. Dovrei ricominciare a lavorare, ma c'è un piccolo problema tecnico. Senti appesantito sulle gambe, non sulla pancia. Gambe. Abbiamo 25 kg. Charlie non sa più come mettersi. Charlie aveva ragione, papi, anche lui.
Anche lui ci vuole girare questo cagnettino, papino. Sei stata una palma, Sprint. Guarda, Sprint, è stata una palma. Se scorreggia Charlie, è finita. E via. E via, si ritorna a lavorare, eh? Da ancora 2 minuti. Mercatino? Pensavate? Minchia, ragazzi. E invece, ieri sera ci è arrivato un messaggino proprio mentre stavamo andando a dormire in questo paesino dove c'era il mercatino, tra l'altro. Un messaggino che il mercadillo è cancellato perché eravamo pochi banchi. Secondo me qui hanno freddo in questi giorni, quindi se ne stanno a casa. Diciamo che qua in Spagna è un po' che qua in Spagna è così, no? Bisogna anche adeguarsi un pochettino. Ci siamo subito arrabbiati. Io principalmente mi sono arrabbiato veramente tanto, perché comunque abbiamo fatto una settimana dove abbiamo realmente fatto il possibile per portare qualcosina in più in questo mercatino. E niente, ma va bene così. Suggerimento di un grande amico che è Maurizio di Senza Cap: beh, tanto il materiale non scade, lo lasci lì, lo vendi un'altra volta. Effettivamente ha ragione, sarà così. Mauri. Andiamo a Caños de Meca, dove possiamo mettere forse, Forse, adesso forse, faremo sapere, la nostra bancherella, valuteremo anche la la situazione. situazione. Comunque, pazienza, speriamo di concludere questo video con il nostro primo Sì, mercatillo. E invece, nada. eravamo super gasati, anche perché comunque è il nostro primo mercatillo in Spagna, a posto. Così vedevamo anche subito i risultati, se comunque il prodotto poteva piacere o non piacere, perché magari il prodotto può anche non piacere alle persone del posto, perciò non vendere nulla, e poi decidere se continuare a fare il mercatino lì oppure non farlo più. Ma tutta questa cosa qui la lasceremo al 12 di febbraio, tutta questa suspense al 12 di febbraio, dove vedremo poi come sarà. Bom, ora andiamo a mirare la situazione. Ciao ciao. Eccoci qua a casetta. Quindi questo vuol dire, ciao Siri, niente mercadillo. Allora, spieghiamo bene come mai. In questo mercadillo c'erano due banchi col permesso. E poi ce n'era un altro, e volendo ce ne potevano stare altri senza permesso. Ma noi, e in realtà soprattutto Davide, ha preferito non mettersi per non rischiare. Ciao. Quindi, vabbè, dai, se evitiamo la multa, grazie a Davide che ha pugno duro perché ne voleva assolutamente mettersi in modo un po', tra virgolette, abusivo. O No, forse non così, così. Troppo borderline, troppo rischioso. Due bancarelle con i permessi per stare e un vecchietto lì con una bancarella che non può stare. Non passa mai nessuno, non passa la polizia, non passa qua, non passa là, ma se passa. Noi abbiamo già preso una multa perché non potevamo dormire di 100 euro. Il problema è che qua, se poi magari, cioè loro sono spagnoli, magari perdona, perdona, due parole, ok, la risolvono. Magari noi no, magari non basta dire solo perdona. Io preferisco, come stiamo facendo adesso, adesso vi faccio vedere. siamo praticamente su un parcheggio dove c'è una passeggiata, una passeggiata, qualcuno sembra che passi, ho messo fuori l'affare, è vero che non posso. Però sono lì, ho il furgone qui, non ho messo un tavolino, ho messo una roba fuori dalla finestra, sì, non dovrei aprire manco la Non finestra, occupiamo il ok? suolo pubblico. Però non è proprio così borderline con tavolino, proprio con mercadillo, mercadillo. Secondo me, come fanno loro, è rischioso. Ripeto, forse sono io che mi faccio problemi. Però se poi ci arriva una multa, se poi ci arriva un controllo e ci fanno la multa, cosa facciamo? Nada. Io non ho voglia di pagare verbali per una domenica che non vendo un qualche cosa. È solo che quando una persona si impunta che lo vuole fare,
minchia, cadesse il mondo lo vuole fare. E questo fare, sono cioè. io oggi volevo fare assolutamente un mercadillo, mi ero preso bene. Ma pazienza, era doveva andare così, se no andava diversamente. Davide ne approfitta per continuare le cosine online. Queste sono le bomboniere che dobbiamo fare, che deve fare in realtà, perché io non so usare il pirografo, l'ho già provato, ma meglio che le fa lui. E Siri, per favore, stiamo facendo un video, saluta un po' i tuoi followers. Io penserò a montare questo video e nel frattempo vi faccio vedere come abbiamo messo la bancarellina. Allora, è qui praticamente appeso al furgone. C'è la bancarella con Siri che vuole uscire, quindi vieni dentro. Voilà. Quindi Siri, puoi attirare la nostra clientela, grazie. Ti metti lì e attiri la clientela. E bom. Quindi ciao. Da questo mercadillo itinerante è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata e speriamo di fare questo mercadillo il 12, quello sì. Pregate per me che lo facciamo, perché sennò mi fa impazzire. Se no lo faccio impazzire. Qua nel frattempo c'è stato un altro gatto e che hanno fame. Ciao ragazzi. Vi salutiamo e come sempre, se vi è piaciuto questo video, scriveteci un commentino, mettete un mi piace, comprate un portaguinzaglio, o se volete sostenere la nostra super avventura vi lasciamo la mail dove potete scriverci per ordinare i vostri portaguinzagli personalizzati. Perché altro avete poi un pezzo nostro a casa vostra, giusto, vero Siri? Quindi vi scriviamo la mail per avere calamite, portaguinzagli, portachiavi, tutto quello che volete personalizzato. Poi portaguinzagli li facciamo anche per umani, perciò se volete tenere vostro marito, vabbè, vostro figlio a guinzaglio, facciamo anche dei portaguinzagli per umani, perciò con la faccia di vostro marito, di vostro figlio, no, scherzo. Comunque, detto ciò, ciao a tutti, buona serata, buon tutto per quanto riguarda questo video.